Salve a tutti amici carnivori e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di drosere e pigmei. Sì, lo so, avevamo già parlato di drosere e pigmei per quanto riguarda la messa a dimora delle gemme, ovvero delle strutture riproduttive che crea questa pianta nel periodo autunnale e invernale per poter creare altre piantine. Per saperne di più sull'habitat e le condizioni di coltivazione, vi rilascio qua il link del video. Comunque trovate tutto nella playlist Droseriamo. In questo video vorrei parlare più nello specifico della struttura della gemma e soprattutto come si effettua la raccolta, ma la cosa che mi preme maggiormente è quella di farvi vedere come fare a conservare queste strutture riproduttive. Innanzitutto sappiamo che le gemme sono appunto strutture riproduttive che si creano al centro della pianta. Gemme differiscono tra loro per quanto riguarda anche la forma, alcune sono un pochino più tondeggianti, altre sono fatte un po' a squama, però hanno comunque la caratteristica di avere delle dimensioni molto ridotte, chi più chi meno, dunque bisogna essere dotati di una grande vista per andarla a raccogliere e inoltre anche di una buona quantità di pazienza. D'altro canto, se vengono chiamate pigmee, un motivo ci sarà, non potevamo aspettarci certo piante colossali. La pianta più piccola, la drosera più piccola che finora è conosciuta, è la drosera pigmea occidentalis var microscapa. Considerate che ha un diametro da adulta di circa 6-8 mm. Andiamo a vedere come è fatta la struttura di una gemma pigmea. Il disegno l'ho fatto io, dunque è un disegno, un abbozzo, chiamiamolo così, però mi interessa mostrarvi com'è suddiviso l'interno della gemma. Dunque, fate finta di prendere la struttura e sezionarla perfettamente a metà e vedere il suo interno. Eccoci qua con il nostro supporto grafico. Qua possiamo vedere le gemme della nostra drosera pigmea. In questo caso abbiamo raccolto la gemma e la cosa che mi interessa mostrarvi è la sezione trasversale di una gemma per capire appunto quest'ultima com'è composta. Andiamo ad analizzare nel dettaglio questa microscopica struttura di riproduzione. Fate finta di prendere una gemma e tagliarla perfettamente a metà. Possiamo notare la sezione trasversale di quest'ultima. Com'è composta? Ha una foglia modificata con funzione di riserva. Serve infatti per alimentare la plantula fino al suo completo sviluppo. L'embrione si suddivide in germoglio e radichetta. Il germoglio darà vita alla pianta. Sul suo punto terminale si svilupperanno le radici. Cosa molto importante, le radici sono estremamente delicate, sottilissime e molto lunghe. Questo fa sì che la pianta possa esplorare alla ricerca di acqua il substrato nei periodi più siccitosi. Arriviamo al momento della raccolta. Ragazzi, qui arriva il difficile. Come vi dicevo prima, ottima vista e tanta pazienza. E inoltre serve uno strumento specifico del settore. Mi sa che avrete molta difficoltà nel trovarlo perché io ho girato mezza Italia per trovare il raccoglimento, ovvero questo strumento che a voi parrà uno stuzzicadenti. E avete ragione, perché ragazzi, non vi preoccupate, con un semplice stuzzicadenti inumidito alla base con un po' di acqua o di olio andremo ad effettuare la raccolta. Vediamo un po' come si fa. Fortunatamente, ragazzi, siamo nel 2021 e mi avvalgo dell'ausilio di potentissimi mezzi come questa lente di ingrandimento. Non mi prendete in giro perché è veramente devastante anche la luce. Andremo a vedere più nel dettaglio. Le gemme, eccole qua, si vedono abbastanza bene, alcune le ho già rimosse, ma guardate qua.
Qui invece lo stadio di maturazione delle gemme è ancora work in progress, ma ci siamo quasi. Quando le gemme sono pronte per essere raccolte, dunque mature, si staccheranno con molta facilità dalla pianta madre. Con l'ausilio del nostro strumentino magico, ovvero lo stuzzicadenti inumidito alla base, ne andremo a prelevare una. Vedete come si distacca facilmente? È un lavoro da fare con molta pazienza perché sono molto soggette a schizzare via a volte. Eccola qua. Ora, questa possiamo decidere o di metterla all'interno dello stesso vasetto. Vi consiglio di farlo in caso in cui la turba sia di buona qualità e non presenti sulla superficie delle alghe, oppure se vogliamo conservarla. Per quanto riguarda la messa a dimora, vi rimando al video che vi indicavo inizialmente, che trovate nella playlist Droseriamo. Una volta che abbiamo raccolto le nostre gemme e magari vogliamo spedirle a un nostro amico o non vogliamo metterle subito a dimora perché vogliamo preparare i nostri vasetti, come facciamo per conservarle? Bisogna dire che a differenza di semi come ad esempio semi di saracenia o di idonea, queste strutture hanno una vita molto breve. Infatti si tende a conservarle in luoghi freschi, mantenute sempre umide, per un tempo variabile che si aggira sui 7-10 giorni. Attenzione perché nonostante vengano tenute in queste condizioni, quest'ultime riescono a radicare lo stesso. Questo avviene perché hanno un elevato grado di germinabilità. Dunque, avendo anche le gemme, come vi dicevo, le radici molto delicate, per evitare di maneggiare una struttura già mezza sviluppata, il mio consiglio è quello di effettuare la messa a dimora il prima possibile. Le possiamo disporre sopra pezzettini di Scottex umido. Questo metodo è utilissimo anche per poter spedire le nostre gemme. Una volta che abbiamo terminato la raccolta, abbiamo inserito le nostre gemme, possiamo ripiegarlo facendo attenzione a non far uscire le nostre gemme e metterlo o all'interno di una piccola busta per conservarlo oppure spedirlo. Vi ricordo che la durata di conservazione di quest'ultime, perché tendono molto a radicare anche all'interno di condizioni come uno Scottex inumidito, si aggira intorno ai 10 giorni. Ho aperto la porta per farvi vedere come il paesaggio alle mie spalle sta tramutando. L'avvento dell'autunno ha portato anche a questa colorazione della montagna. Ma ritornando alle nostre amatissime piante carnivore, molti di voi mi chiedono dove è possibile acquistare gemme oppure drosere pigmee. Io vi consiglio di dare un occhio sempre nei nostri siti ormai specializzati, le chiamo nostri perché le sento un po' parte della famiglia, ovvero Giardino Carnivoro e Di Flora. Potete anche controllare se magari qualche rivenditore privato mette in vendita alcune gemme, alcune piantine, sul profilo Facebook del primo gruppo di piante carnivore italiano. Vi lascio qui tutti i recapiti e nella descrizione tutti i vari link per accedere direttamente all'interno dei siti. Prima di lasciarvi andare, però, vi voglio lanciare questo guanto di sfida, ovvero tagga anche tu nelle storie di Instagram Carnivorous Curiosity & Co. per mostrargli il tuo raccoglie gemme. Vi ripeto, questo è uno strumento veramente molto raro, io ho dovuto girare l'intera Italia per trovarne uno. Tu riuscirai a essere all'altezza di trovare il tuo raccoglie gemme?